Detto questo, volevo fermarmi un attimino proprio sulle esperienze della premorte. Purtroppo noi abbiamo delle persone che non sono cristiane perché rifiutano la fede, rifiutano la sottomissione, rifiutano la gerarchia religiosa, rifiutano tante cose, che però quando devono affrontare la vita le affrontano con la moralità cristiana, l'affrontano con il sistema cristiano. Ora, queste persone devono capire una cosa, che quando costruiscono un sistema con cui affrontare la vita, con cui affrontare il pensiero, con cui affrontare l'ideologia, non deve sfuggire nulla. Cioè, un sistema filosofico, un sistema di pensiero, deve comprendere qualunque cosa si esprima nella vita. Cioè, un sistema filosofico in cui, per esempio, le esperienze NDE non sono comprese perché si vuole che quelle esperienze non esistino, è un sistema filosofico monco. Cosa dicono gli stregoni rispetto al pensiero filosofico? Dicono: le idee sono tali perché una persona ha raggiunto un certo grado di libertà. Cioè, raggiungere un determinato grado di libertà nella percezione del mondo che ci circonda ci permette di elaborare delle idee. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, sono Andrea. Ciao Andrea. Ascolta, io volevo denunciare una cosa. Sai, per il giubileo, no? Sì? Hanno stanziato 40 miliardi per insegnare l'inglese a chi guida i servizi pubblici. Ah sì? Perché ho sentito, no, che hanno stanziato così tanti miliardi che non sanno neanche più dove buttarli per il giubileo, hai capito? Tanti ne hanno messo, sì. Tanti, tanti, Tanti. ma è da noi che abbiamo un'attività, vogliono i soldi ancora prima che li prendiamo. Certo. Hai capito? Questa gente Certo. qua che è ancora avanti con questa storia, il giubileo, cosa ce ne frega a noi? Ma sai, per loro grande business e hanno il potere per averli Lo quei so, soldi. e pensa di te, dove va il mondo con questa gente qua? Tutto qua, ciao. Ciao. Pronto? Pronto, padre Gamma? Sì, Radio Gamma, dimmi. Mi voleva parlare così con Franco Cararo. Non c'è Franco Cararo, deve telefonare un altro momento. Ho capito. Arrivederci. E allora, cosa significa questo? Allora, le idee non sono frutto dello studio di una persona, cioè non è che una persona si mette a studiare e dopodiché ha delle idee. Le idee sono il frutto della trasformazione della persona. Cioè una persona vive in un ambiente culturale, dopodiché il suo sviluppo forza i limiti di quell'ambiente culturale, va oltre l'ambiente culturale e pesca da fuori. Pescando da fuori, cosa fa? Immette nell'ambiente culturale delle proprie idee. Ma per immettere delle idee nel proprio ambiente culturale occorre aver espanso se stessi, occorre essere andati oltre. Allora, se noi stabiliamo che esiste uno oltre a quello che noi pratichiamo in questo momento, significa che esiste uno sconosciuto di cui noi non ci rendiamo conto. Questo afferma la stregoneria. Mentre invece qual è il sistema che usa normalmente uno studioso? Uno studioso affronta uno studio, fa delle analisi, fa delle inchieste, fa delle deduzioni e da qui lui presume di avere delle idee. Mentre invece questo processo non è assolutamente possibile. Per avere delle idee nuove, per avere delle cose nuove, occorre espandere se stessi. Infatti, in stregoneria, la filosofia non rappresenta altro che il livello di libertà raggiunto dalla singola persona nello sviluppo di se stessa. Cioè, solo se c'è un processo di libertà, un processo di sviluppo nel mondo circostante, un processo di relazione fra se stessi e il mondo circostante, possono nascere delle idee, possono nascere delle cose che la persona da fuori il mondo riporta dentro attraverso la propria interpretazione. Chiaramente l'impronta sarà sempre sua. Allora, in filosofia, per la filosofia della stregoneria, che è la filosofia pagana, la centralità non è data dall'idea o dal pensiero, ma è data dalla persona. Cioè è la persona che deve forzare i propri limiti e andare fuori per riportarsi dentro qualcosa. Cioè è la persona che deve valicare quello che esiste.
anche se la persona non studiasse, anche se la persona non avesse il curriculum scolastico, il fatto stesso che lei forzi i limiti e vada fuori, ritorni dentro e cerchi di spiegarsi, cerca gli strumenti per spiegarsi, lei costruisce conoscenza. Ciò che non è possibile nel modo più assoluto e categorico per uno studioso. Uno studioso ha 10 libri, da 10 libri può scrivere l'undicesimo, ma non aggiunge nulla di nuovo se non ha trasformato se stesso. E lo studio non è in grado di trasformare se stessi, ma è il fatto di affrontare il mondo, è il fatto di affrontare le contraddizioni della vita che porta a trasformare se stessi. Questo cosa c'entra con le esperienze di premorte? C'entrano, perché se io costruisco un sistema filosofico, costruisco un sistema di pensiero e qualcosa manca a quel sistema di pensiero, qualcosa che posso sperimentare, qualcosa che posso verificare con un grado di ragionevolezza quanto vogliamo, quel sistema di pensiero è automaticamente falso. Cioè, dico questo. Vediamo. Pronto? Radio Gamma. Ciao. Ciao. Senti, sento adesso che te parli, no? E siccome ti ritengo una persona abbastanza corretta dal punto di vista così dialettico, che penso che non sia uno che quando che uno parla, diciamo, reagisse in modo così nervoso oppure con parole non appropriate, mi stupisce il fatto che neanche uno che, non so, tipo, non so, un prete o che ne so, o uno che si è convinto della Chiesa, così non entra così in polemica, perché logicamente quei discorsi che te fai, praticamente uno bisogna che entri in polemica, è una polemica anche abbastanza aspra, sempre tenendo presente e tenendo conto del dialogo costruttivo che si può fare, no? Allora mi domando perché nessun prete o nessuno di questi te telefona e fa un dialogo con te. Forse perché mi seguivo a volte chi fa delle trasmissioni anche per la radio, così, dei preti, no? E non personalmente, ma sentivo della gente che telefonava e, cioè, Tino, te puoi fare un dialogo con loro, no? Come che posso farlo mi con te adesso, essendo anche, posso avere, anzi, mi penso che nel non essere d'accordo che a volte viene fuori certe cose. Il prete, in quel caso là, quel prete ad esempio, ma non solo lui, penso tutti, perché penso che Scuegli insegna a dire, lui te combina sempre non con una spiegazione di quello che dite voi, ma con un sì, tutto a posto, tu a posto, dici su una preghiera, siamo a posto, diciamo una preghiera, cioè non te dà una spiegazione, no, oppure con un questo è matto e così via, cioè una spiegazione che ti capia un dialogo. Ora mi dicono, o ha un senso di superiorità che fa proprio veramente andare altro che umiltà, ha un senso di superiorità nei confronti della gente che dovrebbe essere, perché se lo ricrede in quello che c'è scritto, c'è scritto anche sarete gli ultimi, no? Ah, mentre è scritto de robe. Sì, no, ma siccome che loro sì. Appunto, allora dico, siate gli ultimi in mezzo ai primi, invece loro dice, non i primi, mi dice sora di tutto, ma neanche come l'olio, pisora ancora. Allora mi dico, siccome che dovrei essere gli ultimi, il dialogo e la spiegazione di quello che c'è, certe cose, perché la gente, noi ti odia mia, lui dice, te mi ascolti come che dico, se no te ve conto, cioè isoga sul fatto dell'inferno del paradiso, solo su quello, insomma, cioè di dire, o te vieni con me, o comunque non so che ti sia contro di me, ti sei contro, se ti sei con me, ti sei con me, se invece ti sei contro di me, non ti sei contro di me, ma ti sei contro di Dio, diventa un po' un fatto, vabbè, esatto. Tutto là, volevo un attimo... È centrato esattamente, adesso ti rispondo. Ti saluto, ciao. Vi rispondo immediatamente a questo radioascoltatore. Il problema di discutere con loro è che loro non vogliono discutere. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. E posso dargli una risposta al tuo ascoltatore? Certo, come no. Ma che leso però l'enciclica. Va bene. Veritatis Splendor. Chico, va via. A quel cagnetto quelle qua che mi salta addosso. Vai, allora. La legge naturale
altro non è che la luce dell'intelligenza infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce e questa legge, allora questa luce e questa legge, Dio l'ha donata nella creazione. Spero che si abbia capito il senso per cosa voglio intervenire questa frase. Sì, qua. Sì, beh. Cioè, voglio dire, sostanzialmente, se ti vai al fondo del concetto cristiano, anche allora non puoi partire da un fatto di fede, un fatto dogmatico per creare un tipo di rapporto tra persone in cui la religione funzioni perfettamente. Cioè anche la religione ha bisogno in sostanza di una razionalità. E se quello che di solito intervengo dico sempre sta roba qua. La logica non ha da essere contro, non so, il concetto religioso. Quando questo signore qua diceva, ma o te stai con loro, no, o se no loro ti dice, beh, se ti deve fuori da quello che ti è il mio insegnamento, a ti ti aspetta l'inferno. Lo sgozzamento. O l'inferno, beh, sì. Devi trovare quel passo che ti ho detto. Sì, sì. Ecco, però voglio dire, no, se partiamo da sto concetto qua, che la legge naturale, altro non è, la legge naturale, la luce dell'intelligenza infusa in noi da Dio, e quindi grazie ad essa conosciamo, voglio dire, perché non si è ad andare d'accordo con i preti, si geluri che dice queste robe qua? Perché questa è scritta nella Verità ti sprendo, che è una delle ultime encicliche che è state fatte. Allora, come si può costruire dopo solo un concetto del genere, una religione in cui ti all'interno di questa religione qua, se ti vuoi stare, bisogna che ti obbedisci e basta? Però questa è da 1500 anni, è così, capisci? Cioè, il magistero della Chiesa mi dice, se ti vuoi essere cattolico, ti devi rispettare questo. Se ti non ti obbedisci e non ti rispetti questo, ti si fora da questo tipo, diciamo, di religione, ti si fora e ora ti aspetta l'inferno, è quasi un altro errore che fa. Però dico, perché se mi dici che sono dotato di legge naturale, che sei un dono di Dio che mi ha dato al momento, e questa è la luce dell'intelligenza, quindi credo che se tra persone noi altri noi invece di dire ti sito pagano, mi sono cristiano, diciamo sì, siamo intelligenti, intelligenza penso che sia la persona che si mette in discussione, no? Questa è la persona intelligente. E ora, siccome sta roba qua all'interno della Chiesa Cattolica non si fa, cioè dico te vai in chiesa, il prete predica, ti te tasi, ti ascolti, certo. Non che sia un rapporto di dialogo, mico sentì una volta, vada, non che credevo, andrò ancora qualche volta, un prete che predicava qua vicino a una parrocchietta del cittadellese, che diceva, purtroppo il dice, voi altri fedeli, come in messa, e parlo solo che mio, altri non parlai, perché fin adesso le regole sono così, purtroppo il diceva, quindi un prete che gasà, a capire mettere idee, ma se meglio che lascia perdere che il prete, voglio dire, che tu capisci, passa strada, come che ho fatto lo scuola anche ieri Don Milani e spero che io avessi visto. Ma voglio dire, alla fine, se la religione secondo me sta perdendo terreno e a cerca di andare su queste basi, no? Su queste posizioni che, cioè, dico, sta arretrando un pochettino, ma è a ciapa queste posizioni qua, che non c'è altro che diciamo che fa riferimento a quello che c'è. La legge naturale che si è presente nell'uomo, non si potrebbe costruire una morale in queste, perché dopo, vedi, se la morale che abbiamo noi altri, che è stata costruita dalla Chiesa Cattolica, è in crisi, la Chiesa Cattolica ti dice che la sua morale è a stesso livello della fede, cioè la morale è nata dalla fede o viceversa. Allora, se sei in crisi la morale, è in crisi in cara fede. Marco, però non fa confusione, eh? Cioè la morale per i cattolici non è oggetto in sé. Cioè, non esiste una morale viva. Punto e basta. La morale è l'arte dell'assoggettamento, è un modo per costringere le persone all'obbedienza. Per cui loro hanno tante morali a seconda delle situazioni in cui si trovano. Cioè, la Chiesa Cattolica, che oggi come oggi è democratica, non lo era ai tempi del Luigi XV. Capisci? Allora, la democrazia cos'è? Una condizione morale adesso, mentre non lo era prima? Cioè, esiste la morale dei cristiani, è una morale adattabile ad ogni situazione. Sì, ma capisco, ma quello che mi domando è se veramente la maggior parte dei cattolici cristiani che si ritiene, se si sente loro in queste difficoltà, se si sente in queste situazioni, cioè se loro dopo sono in grado, prendendo coscienza di questo... No, perché c'è il gioco dell'illusione. Ancora? Cioè, quando Gesù dice, io vi farò pescatori di anime...
tutti si pensano pescatori e nessuno pescato, nessuno si mette da parte del pesce mentre frigge in padella. Mm-hmm. E è questo vero. È... No, 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 e l'altra parte delle volte mi viene da criticarli, perché spesso un cristiano dice, ma mi, per esempio, non accetteria mai, non so, come per esempio ti fai una trasmissione di diventare pagano, perché mi, come cattolico, mi sento a posto, mi sento giusto, mi sento nella verità. E lui in questo modo, cioè ti dice, mi stavo ben dentro a mia religione cattolica, certo. Però è da condannare anche a questo, però, perché mi, per esempio, ieri sera guardando Don Milani, dicevo, ma quanti cattolici preti, per esempio, come Don Milani si sentiva a posto e era contenti di essere cattolici, mentre Don Milani non era assolutamente contento di essere prete cattolico, non so se te mi capisci. Ti capisco. E cioè, era uno che rivoluzionava un po' tutto quello che era il mondo, insomma, che stava attorno, le regole, l'ingiustizia. Ti capisco, perché dire... in quegli anni, fra il 68 e il 72, le mie posizioni politiche di allora... erano in netto contrasto con quelle di Milani, eh? Beh, te domando mia se ti piace il personaggio di Milani, capisco Claudio, sì. Ti va pure, ma voglio dire, quando che il cattolico dice, no, ma mi sto ben dentro a Mereion cattolico, voglio dire, quando che decide star bene, vabbè che gli dite una blasfemità, perché anzi, è il vero cattolico, dovrebbe essere quello che si sente mai a portare avanti, cioè che sta mai dentro una regione, non è una regione di comodo, il cattolicesimo, siete avardi, c'è pa come chi dice i cristiani, ma noi altri mi piace il nostro cattolicesimo. Vabbè che te mette altro che in condizione di star bene, te metti in condizione di star male, perché te pone di fronte a contraddizione continua, all'ingiustizia, e tu non te puoi sentirti cattolico se ti accetti e di vivere all'interno della società portando avanti queste robe qua, perché te stai bene, ma cosa vuol dire sto bene? Cattolicesimo, io credo che Don Milani, finché vedevo il filmato ieri sera, pensavo proprio questo, quanti cattolici al posto di Don Milani, quanti preti, ma mi ero conosciuto i preti, per esempio, che diceva un prete, no, che ci dava da fare, eccetera, ma se stasse calmo, quieto, se andasse dritto a sua parrocchia, se non si tuesse tanti problemi per la testa, eccetera, cioè voglio dire che tu capisci, quindi quando uno dice, ma il cattolicesimo è bello sempre stare, che stiamo ben dentro, cristiani, cattolici, voglio dire, non è neanche giusta neanche questa, cioè il cattolicesimo sarebbe già di per sé, come che avevo sempre inteso mi, una religione poco di comodo, una religione, diciamo, di spalla. Mi non commento. Sì, no, capisco, mi cerco di stare un po', diciamo, a una via di mezzo tra te e qui che può essere una certo. Parte del pubblico che ascolta. E ho espresso a me cose. Ma come che diceva il signor Lade prima, mega piace, cioè, a un certo punto la difficoltà di trovare un dialogo onesto, mi credo che i preti se potrei invitarli a un dialogo onesto. Non no. È possibile. Non è possibile, ora probabilmente dipenderà. Cioè, io lo invito, se un prete vuole venire qua, se non ne vuole venire, io lo invito. Sì, ma però sappia chi trova, insomma. Va bene. Cioè, io non ho sottomissione. Va bene, d'accordo. Capisci? D'accordo. Comunque se tu vuoi giuntare qualcosa a te, che il signor Laghi. Va bene, adesso vediamo. Un altro... Grazie, ciao. Ciao Marco, ciao. Pronto? È andata giù ancora. E il problema è questo, no? Che la costante del cristianesimo non è una morale o qualcosa, vero? Pronto? E sono sempre amico io di prima. Dimmi. Senti una cosa. Io volevo chiederti una... Amico, sempre avuto un enigma, no? A livello proprio religioso, così se così possiamo dire, no? E questo ho avuto anche modo di parlare a volte con dei preti, frati e compagnia bea. Però la risposta mi ha sempre detto, come posso dire, cioè non sta a pensare che, cioè queste cose, va bene, niente, poi dopo alla fine se uno non capisce. Questa è la mia, adesso dico. Mi dicono, allora, Dio, il valore di Dio per me è un valore, cioè non posso, cioè, qualificare, adesso fatica a trovare anche le parole per spiegarsi, comunque spiegare Dio è impossibile. Dio come fai a spiegare una roba che non esiste? No, ma scusami, sì. Un attimo, volevo arrivare a questo. Allora, spiegare Dio è impossibile. Dio è un qualcosa di indefinito, cioè non posso qualificare Dio. Dio è l'assoluto, no? Cioè adesso passami sti queste cose qua, perché tutto, non riesco tranquillo. Ad esprimermi meglio, con la testa media fin là che arrivo. Sta vedendo, allora mi dico, se Dio è così, che bisogno aveva di crearmi noi altri, di creare il diavolo, o demonio, o quello che vogliamo chiamare,
Cioè, come dire, no, se l'uso era perfetto, non so se riesci a capirmi, cioè, se l'uso era perfetto, se uno acquisisce la perfezione, che bisogno ha? Perfetto vuol dire che dica tutto. Cioè vuol dire che questo Dio che mancava qualcosa se il mega crea noi altri. Queste due cose, o il mega crea o che mancava qualcosa, a quel punto qua non è, per me non è più Dio, oppure Dio è se anche male, perché va da sé che il demonio, non so se guarda che l'amico che l'altra volta ha detto che il mondo è stato creato dal demonio mentre Dio dormiva è una verità gnostica. Sì, ho capito, è una verità assoluta, cioè per i gnostici la verità assoluta. No, volevo, cioè, capire, questo concetto qua, che non riesco proprio a spiegarmi o neanche a... Cioè, va bene che non si mia, così, semplice spiegare un concetto così, però mi dico, se Dio è la perfezione, però ha avuto bisogno di creare qualcos'altro, allora non è più perfetto. Non è più e perfetto. E se Dio è... allora, o cose così, oppure Dio siamo tutti, cioè Dio siamo noi altri, Dio è il demonio, Dio è tutto il resto, e tutto insieme forma questo Dio che noi altri diciamo. E il paganesimo diventa logico, diventa razionale. Vabbè. È vero. Ti saluto. Ciao. Allora, ultimissima telefonata, ma breve però, Pronto? Sì, Claudio. Ciao. Però, scusa, ecco, il prete e anche la suora sono sempre diversi, no? Perché intanto si distingue col vestito. Loro devono essere diversi dagli altri. Sì. Per esempio qua a Vicenza vedere tante suore vestite di nero, in lungo, come nel Medioevo, che se sempre ti avvicini, no? È sempre quel che è superiorità, come per dire attenta perché io sono la sposa di Cristo, oppure il prete che sa vita, morte, miracoli di tanti, sì. Perciò cosa ha avuto? I nega sempre in pugno? Bisognerebbe no. Che... No! Beh, non diffondemi, però... Non riesco più a avvicinarmi a un prete, perché lo sento, come per dire, attento, quando che te dici una mezza parola, magari diversa dalla sua fede, e ti dici attenta, vedi, specchiati, guardati allo specchio. Quello è il motivo per cui non vogliono discutere con me. Come? Quello è il motivo per cui non vogliono discutere con me. Appunto no, non mi sento persona a persona. Sento non superiore, sento attento, perché io sono... diverso, io sono chissà che cosa, non lo so, cosa chissà che... anche se vuoi essere umili, sì. Anche se vuoi essere umili. Senti, devo chiudere la trasmissione. Ecco, no, volevo dire, cioè, ho visto lunedì e martedì, credo, lì il prete, non sono riuscito a vedere, ho avuto buona intenzione di vederlo, non sono riuscito a vederlo, non so perché non mi attirava, mi dispiace, non sono riuscito a vederlo, la voce a persona non è stata colpa mia, grazie, salve. Grazie, ciao. Non prendo più telefonate perché ormai siamo a fine trasmissione. Mario è andato un attimo di là, qui non c'è, però sta per arrivare.